Mi fa stranissimo, ragazzi, mi fa stranissimo parlarne, ma che cavolo, cioè parlo bene degli sconosciuti e male di quelli famosi. Allora, Miraias è il nuovo giocatore della Fiorentina. Posso esagerare? Secondo me farà male. Farà male. Io poi, insomma, ragazzi, ci sta anche che faccia bene. Giudicare un giocatore prima di poterlo vedere, ovviamente, è sempre sbagliato. Lo faccio perché? Perché faccio video su Instagram, su Facebook e su YouTube. E devo farlo, devo dire qualcosa e devo dire la mia. Però, secondo me, c'è il rischio che non faccia poi così bene. Perché? Perché è arrivato in prestito con un diritto di riscatto molto alto per gli anni che ha. Perché? Perché 7 milioni e mezzo di euro di diritto di riscatto è basso in generale, ma questo c'ha 30 anni. L'anno prossimo, quando potranno pagare quel diritto, ce ne avrà 31. Quindi, secondo me, la Fiorentina non lo pagherà mai. L'hanno preso tanto per avere un rimpiazzo in panchina. È un giocatore che comunque è stato forte, però insomma se, diciamo, se è scemato un po' il suo valore. Davanti giocheranno con Piazza, Cholito e Chiesa e quelli non si toccano. È vero che lui può giocare a destra, a sinistra, al centro, però penso che quelli giocheranno sempre e quindi dubito che Miraias troverà spazio. Come acquisto voglio dare 5 e mezzo, ma anche 6. Perché ragazzi? Perché la Fiorentina ha fatto bene, è Miraias che secondo me ha scelto male. Davanti quei tre non si toccheranno e difficilmente troverà spazio. Fammi sapere secondo te Miraias, se è un buon acquisto, soprattutto fammi sapere se secondo te Miraias farà bene alla Fiorentina. Al Fantacalcio non ve lo consiglio, non ve lo consiglio affatto, a meno che voi non prendiate sia Chiesa sia Piazza. A quel punto dite anche Miraias, almeno ci avete per forza due titolari su tre. Fammi sapere la tua con un commento qua sotto, mi piace, e noi ci vediamo sempre qui su Sequel Instagram TV.